Carissimi, buongiorno, il mio nome è Mike senza nome e oggi vi do il benvenuto su Flashing Lights. Ma Mike, cos'è Flashing Lights, vi domanderete? Ma essenzialmente, ragazzi, Flashing Lights non è altro che un gioco, dovrebbe essere simulativo della vita di un poliziotto, un vigile del fuoco, un paramedico essenzialmente. È un gioco in early access, appena sbarcato in early access. Io ringrazio tanto gli sviluppatori perché hanno considerato me come loro cavia per questo titolo. O forse non dovrei ringraziarli, ma questo capirete forse alla fine del video. Ma ho avuto la possibilità di provarlo, quindi io direi che questo è il main menu, perché c'è scritto in basso a sinistra. Se non fosse chiaro, questo è il main menu. Di conseguenza abbiamo la possibilità di giocare in singolo player oppure in giocatore online, oppure andiamo su settings. Da notare la totale assenza del mouse, va bene? Ops, ho spostato la telecamera, mi si vedono le mutande. Detto questo, ma che cazzo, ma è così sporco il mio mouse, ma cos'è? Mannaggia, ecco perché dovevo usare il pad e non direttamente la scrivania. Beh, comunque, il mouse non mi serve un cazzo, allora possiamo usare direttamente la tastiera. Abbiamo una modalità singolo giocatore. Vi ricordo che è in early access, va bene? È in early access, non mi fosse chiaro. È in early access. Allora, cosa vogliamo fare oggi? Vogliamo fare i poliziotti o i medici? Io direi di iniziare con la polizia, va bene? Allora, abbiamo il corpo di un maschio oppure di un altro maschio? No, è sempre quello. Body, corpo 1, corpo 2, corpo 1 o 2. Troppe scelte. Questo cappello ci piace, ma se lo metto. Occhiali. Gli occhiali ti fanno più secchione, mi hanno detto. Ti fanno più intelligente. Aggressive driver in red vehicle seen in area. Locate and stop. Call ID 1000. Cazzo, senti che passi possenti che c'ho. Ma veramente. Ho 160 punti di reputazione, 2 arresti e 2 parking tickets. Benvenuti nel mondo di gioco dove in realtà io potrei mettere qualche comando alla console per cambiarla un po', ma non lo farò perché ci piace così. Questa è la mia bellissima macchina, guardate. Adesso saliamo a bordo. Apri la portiera, per favore. Allora, sì, ok, accetto, è mio. Player 26577, che sarei io, ha accettato. È proprio fatalità sulla via davanti alla centrale. Eccolo là, l'ho appena visto scappare. Mi scusi? Ma che cazzo, c'hai i piedi di cemento, non si possono sfondare. Bene. Cazzo sta facendo, signor? Guarda che derapata. Vai, poliziotto Mike. Vai. Allora, siamo super veloci. È comparsa una macchina davanti a lui. Attenzione, è una bella botta. In basso a destra c'è la complianza, la collaborazione del sospetto essenzialmente. Quando arriva a 100 lui si arrende. Per farlo arrivare a 100 dobbiamo semplicemente bloccarlo oppure sbandare, sbatterli contro, fare cose del genere, capito? Bam, guarda che roba. Super. Bene. Adesso ci mettiamo qua davanti e in teoria non va più da nessuna parte. Ottima intelligenza artificiale, complimenti. Molto bene. In realtà i tasti 3 e 4 che sarebbero le frecce non funzionano, neanche le 4 frecce non funzionano. Quindi adesso ha deciso che è il caso di arrendersi. Io metto la retro, mi metto qua. Spegniamo. Oh, ecco le 4 frecce. Premuto un pulsante a caso. Come si scende? Ah, ok, si scende seduti. Rivediamo. Molto bene. Adesso che siamo scesi seduti, lui è uscito da quest'altra parte. Vieni con me, io posso chiedergli: Chi sei? Sei Bob Quinn. Bob, hai sbagliato a metterti contro di me. Non si fanno queste cose. Bob, vieni con me. Handcuffs, mettiamoli le manette. Ah, son messe, non le vedo. Beh, Bob, che cazzo stai facendo? Stai scappando? No, non sta scappando, io lo stavo picchiando, Bob. Prendiamolo. Guarda come sto correndo con Bob.
Mettiamo Bob dentro la macchina della polizia. Ciao Bob, ci vediamo dopo. La tua macchina, ne frega un cazzo la tua macchina. Scusate ragazzi, questa è un'operazione molto importante. Devo... da notare che sono il player 2, ok? Nonostante non ci sia nessun altro che gioca con me, sono il player 2 a prescindere. Togliamo sta roba dallo schermo, per favore, perché noi siamo esperti poliziotti. In questa fase forse dovrei rispettare le regole, ma io sono un poliziotto, quindi le regole non sono fatte per essere rispettate per me. Cosa ca... Questo ha parcheggiato sul marciapiede, ma vi sembra... vi sembra una cosa naturale? No. Andiamo qua. Dai bello, su. Officer Mike, vai. Parking ticket. Ok, questo... ma che cazzo ti dico? Ha parcheggiato in una zona non adatta al, al parcheggio. Quindi il suo numero è quello, la targa, la data e... vai. 10 punti di reputazione. Ha dato una bella multa. Eccola là. Una bella multa. Altro non si può fare, nel senso... possiamo dare le multe, ma... ci limitiamo a dare le multe, essenzialmente. Aggiungeranno altre missioni. Questo è poco, ma sicuro. Mi è stato garantito. Aggiungeranno altre missioni, tipo... vedere l'autovelox, fermare la gente, dare le multe e aggiungeranno altre cose. Vieni con me, Bob. Bob! Oh, cazzo, eccolo qua. Bob, allora andiamo. Stavo dicendo, dovrebbe essere più o meno quello che GTA con tutte le mod è diventato. Ok, allora, Bob. Mettiamo Bob Queen, vai. Eccolo là, 25 punti. 35 punti addirittura per Bob. Bravo, bravo, abbiamo neutralizzato Bob. Quindi, cos'altro ci fai fare di bello? Mike torna di pattuglia. Al momento, avere i punti di reputazione non serve essenzialmente a un cazzen. Guarda questo come ha parcheggiato. Subito, subito una multa. Sediamoci per terra prima, però. C'è un altro tizio aggressivo nelle macchine rosse. Secondo me le macchine rosse fanno andare la gente fuori di testa. Questo sta bloccando l'idrante, secondo me. Diamogli la multa. Eccola là. Multa anche per te. Così impari a stare... bloccare l'idrante, bastardo. Ah, ma non ho mica accettato l'offerta, quella figa. No. Va bene. C'è anche la possibilità di avere la videocamera là dentro. Attenzione. Guardate che bella telecamera. Early access. Early access. Mani in alto, early access. Quindi... c'è stato un altro tizio aggressivo. Attenzione, fatalità. E da questa parte adesso giochiamo in prima persona, che sì, è più emozionante. Eccolo, eccolo, sta andando sul marciapiede e noi dietro di lui. Fermati, villano. Ma c'hai la patente, zio? Guarda, sta salendo la compliance senza fare niente. Fermati Bob, il gemello di Bob. Fermati. Fermati, ho detto. Ok, si è fermato di nuovo contro il palo. Ma c'hai la... sì, vai pure... signore, vada pure tranquillo. Bob. Bob, non farmi incazzare, Bob. Bob. Aspettiamo un attimo, tempo che ci pensa. Ok, attenzione. Bob ha deciso, ma noi lo blocchiamo nuovamente. Fermati, Bob. Non c'è via di scampo. Officer Mike ti blocca la strada, non vai da nessuna parte. Oh! Allora, non si può passare di qua. Scendi dalla macchina che ti devo arrestare. Niente, non ha ancora capito. Mannaggia, è scappato finché vi stavo guardando. Guarda questo parcheggio sul marciapiede. Ma che cazzo siamo? In Turkmenistan. Dove sono? Ah, ok, Bob ha deciso di arrendersi. Ha fatto 100 metri e si è arreso. Stop vehicle to exit. Ci sto provando. Eccolo là. Bob, maledetto, vieni con me. Chi sei tu? Joseph. Ma cazzo, Giuseppe, non ti avevo mica riconosciuto. Ecco mio, come stai? Mettiamoci le cuffie anche a te. Cos'è il frisk? Se voi sapete cos'è il frisk? Ah, lo sto perquisendo. Attenzione. Ho trovato... vabbè, chi se ne frega. Ho trovato... no, aspetta, aspetta, ho trovato l'ID card, la carta d'identità. C'è il terzo gemello di Bob che sta guidando la macchina.
Oh. Ah, t'ho lasciato libero? No, non volevo lasciarti libero, Bob. Bob, è il caso che vieni con me, bello. C'è... no, questo è Joseph, scusate, mi sono sbagliato, Joseph. E c'è il fratello di Joseph che guida qua. E c'è Bob Junior. E c'è anche un altro Giuseppe. Sali in macchina, per favore. Oh, piano con la mia macchina. Boh, lasciamo la macchina là. Andatene tutti a quel paese. Io direi che è il caso di tornare a consegnare Giuseppe alla giustizia. Giuseppe alla giustizia. Vai bello, guarda che roba. Sono qua. Vieni con me, Giuseppe. C'è posto per tutti qua dentro. Vieni, vieni. Mamma mia, altri punti. Altri punti, reputazione. 4 arresti. Mike, ma quanto sei diventato bravo. Guarda, guarda questo villano. A questo mette la freccia e va sul marciapiede. Vabbè, quello facciamo finta di non vederlo. Questo ha parcheggiato in una zona dove non si può parcheggiare. Assolutamente. Parking, no parking area. Assolutamente. 50 euro di multa. Anche a te non te li toglie nessuno. Piano Bob, piano, piano. Io sono a piedi. Ok. Adesso andiamo. Semaforo rosso, chi se ne frega. Sì, vada pure, vada pure avanti per favore, grazie. Nessun problema. Mi è stato detto, tra le altre cose, che la parte più sviluppata è quella dei vigili del fuoco, quindi quella lascerei per vederla successivamente. Allora adesso ci concentreremo sul medico, ok? Medico e paramedico. Un medico, possiamo essere maschio oppure maschio, corpo 1, 2 o 3. Io scelgo questo perché ci piace, col cappellino bianco e gli occhiali. Yeah, bitch, siamo i più belli del parcheggio. Vai, eccoci. Reputation points meno 5 per qualche ragione. Io non ne so assolutamente niente. C'è una chiamata. Sentivo, sembrava che ci fosse una chiamata, ma in realtà no. Questo è il nostro fantastico mezzo. Guardate che bello, ok. Abbiamo una super ambulanza. Quindi direi di iniziare a farci un bel giro di pattuglia. Bom, 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 bom. Vedete che roba. Andiamo a farci un giro così di routine. Respond code 3. Subito. C'è stato un qualche tipo di incidente da qualche parte lassù, quindi Mike decide subito di partire. Ops, scusi. Allora solo accendere le sirene. Mamma mia che spettacolo di sterzate. Ok, va bene così. Un po' di qua, un po' di là. Sono molto serio. Sto andando a salvare una vita. Se ci arrivo. Oh, guarda lì l'incidente. È da quella parte l'incidente. Oh, cazzerola. va bene, scusi. Meno male che non c'è nessuno a bordo. Ma c'è un incidente qua a sinistra, quindi noi siamo pronti per andarci. Attenzione, siamo arrivati alla scena dell'incidente. Cosa è successo? Sembra che ci sia qualcuno schiantato contro un albero. Subito. Scendiamo subito. Devo prendere la mia borsa, se non le dispiace, agente. Allora, da qua prendiamo items, medic bag. Subito, andiamo a vedere se ancora c'è qualcosa da salvare. Ma sembra a me o è sempre... cosa? È Gregorio questo? Sembra che stia bene. Sembra che stia tutto bene. Sì. Va bene. Vado a prendere la barella. Tagli e non muoverti, eh. Ah, sono ancora in modalità ispezione, nessun problema. Vabbè, technical. Defibrillatore non si può, non ce l'abbiamo. Estintore, ci abbiamo una ruota di scorta pure. Va bene, la barella. La barella, pigliamo la barella.
Scusi, sta bene? Sì, adesso sta sicuramente molto meglio di prima. Wow, sto facendo il moonwalk. Moonwalk, baby, moonwalk. Oh yeah, moonwalk, moonwalk. Avete capito perché ho scelto il mio personaggio nero? Guardalo là. È stato caricato. Chiudiamo e torniamo in ospedale perché c'è ancora speranza. C'è ancora speranza per questa vita. Torniamo in ospedale. Torniamo subito. Prendiamo questa scorciatoia per favore, perché arriviamo prima in ospedale, mi hanno detto. Di qua va bene. Grazie. È perché mi hanno detto che arriviamo prima, non per altro. Ti salvo io. L'ambulanza è irrecuperabile. Ma io ti porterò all'ospedale, costi quel che costi, nessun problema. Andiamo. Ti porto con me, andiamo all'ospedale, bello. Lo vedo l'ospedale, eccolo là. Oh, ok, ti salvo io, mio Dio. Lo vedo l'ospedale, è quello. Va bene, andiamo. Dove diavolo si entra questo ospedale? Stai lì, Gregorio, stai lì. Entriamo da qua noi che l'ambulanza? Sembra murato questo ingresso. Siamo arrivati, Greggy. Siamo arrivati. Dai, bello, sopravvivi. Io voglio che tu sopravviva. Vieni, bello, vieni. È sparito. È sparito. Uno su uno, addirittura. Molto bene, beh. Abbiamo salvato una vita quest'oggi, ragazzi. Dovremmo essere fieri di noi stessi. Abbiamo salvato una vita. La macchina era lì da qualche parte sulla collina. E io direi che si ferma qua la nostra super mega prova di questa fase molto early access. Per quanto riguarda la polizia e le forze sanitarie, ok, guarda, guarda, mamma mia che bello che sei. Medic c'è scritto, sono il medico. Quindi direi che concludo qua questo episodio. Vi ringrazio tutti per l'attenzione. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciate un like. Se avete quei 5 euro che vi avanzano dalla nonna, potete contribuire alla mia causa per un drone per Mike. Io sono Mike senza nome. Vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao e alla prossima. Ciao.